Sai, sai, con due, ma hai tu uno o due, io voto due. Se ci vuole mettere due, devi mettere due. Ah, non so, ma hai tu uno o due, ma tu si sento mettere due. Dove all'interno troverete nuove tecniche del semipermanente e della nail art, quindi anche la cura delle unghie, unghie naturali o unghie comunque con semipermanente o anche ricostruite. Spero che comunque questo libro vi piaccia, ci sono un sacco di nail art di ogni tipo, quelle più facili a quelle un po' più complesse, quelle più portabili e quelle meno portabili. La maggior parte delle nail art sono state realizzate, anche se non si vede nel libro, con estrosa. Chi mi segue conosce benissimo il marchio, lo sa a memoria. È un marchio con cui collaboro per il semipermanente, perché negli anni ho provato tanti prodotti, ma se voglio una tenuta buona e prolungata del semipermanente di almeno 2 settimane, dai miei vari test, questo prodotto a mio avviso è affidabile. Poi ovviamente ognuno ha il proprio gusto. Io qua ho portato Estremo, che è uno smalto classico, ho portato anche Persistance, che è il 3-in-1, perché non so se sapete, ma il semipermanente o ha il classico 3 fasi, quindi base, colore e top, o adesso va molto di moda anche il 3-in-1, utilizzato più che altro anche molto sui piedi. Ovviamente chi fa ricostruzione, che ha un'icotecnica, dovrebbe saper utilizzare tutti i sistemi e con questi nuovi prodotti potete anche prendere le ragazze molto più giovani che non possono fare la ricostruzione, comunque sono molto molto più piccole. Adesso con lei utilizzeremo sia Persistance che il semipermanente classico e faremo un decoro chiamato effetto sirena, che è un decoro molto luminoso, veloce e facile, anche portabile tutti i giorni, soprattutto da suggerire anche alle vostre clienti. Partiamo subito, come prima cosa opacizziamo la superficie, la opacizziamo con un buffer e vi consiglio, come sempre, quando dovete opacizzare o limare la superficie della vostra cliente, di spingere indietro con il polpastrello la pelle, così quando andate a limare voi toccate la vostra unghia e quindi vi rendete conto e non create dei tagli alla persona davanti a voi. Opacizziamo bene perché dobbiamo comunque togliere il lucido della superficie dell'unghia. E ovviamente le unghie così lucide perché ha sotto un po' di gel, se no nella realtà le unghie naturali non sono proprio così così lucide. No, vai tranquillo. Deve essere tipo sotto. Dopo aver opacizzato andiamo a spingere indietro le cuticole e per spingere indietro le cuticole abbiamo diversi sistemi. O il sistema classico, quindi quello spingi cuticole e basta, quindi a secco,
oppure si possono utilizzare anche dei prodotti apposta per spingere indietro le cuticole. Vi do un consiglio, sia per il semipermanente che la ricostruzione, accertatevi che il prodotto che state utilizzando non sia troppo oleoso, sennò comunque vi può creare dei sollevamenti. Quindi guardate negli ingredienti che non contenga olio prima di acquistarlo. Anche perché vi do un consiglio personale, se andate in un negozio a chiedere uno spingi cuticole, vi daranno sicuramente un oleoso, perché è capitato sempre così. Se no, l'altro sistema è utilizzare la pietra pomice. La pietra pomice è la classica pietra che si usa anche per i piedi, però è fatta apposta per la ricostruzione, il semipermanente, in quanto ha una punta molto sottile. E questa permette di rimuovere quelle fastidiose pellicine che ci sono sulla superficie. Noi oggi utilizzeremo appunto il rimuovi cuticole. Stavo dicendo che se no potete anche utilizzare la fresa se siete già più abili. Come vengono applicati bene o male tutti questi prodotti? Viene applicato del prodotto sul giro cuticola e viene lasciato in posa almeno un minuto. Tenete conto che tanto quando l'avete messo su una mano e passata all'altra, la prima mano ormai poi potete comunque agire. Utilizziamo uno spingi cuticole in acciaio, ve lo consiglio, perché quelli di plastica oppure di legno sono più delicati e quindi fanno più fatica a spingere dietro le cuticole. Prestate soprattutto attenzione a quelle che possono rimanere sulla superficie, perché soprattutto nella ricostruzione vi creano comunque dei sollevamenti al 99%, e soprattutto se dovete operare mettete sotto di voi una bella luce luminosa, perché dovete essere sicuri di aver rimosso tutte le cuticole. Chi ha tante cuticole, ma tante o è onicofagica, vi consiglio di fare dei trattamenti appunto delle manicure prima della ricostruzione del semipermanente, così siete sicuri di riuscire a rimuoverle alla perfezione. Le già istruite, infatti vedete, cambio mano, si vede che... Esatto, perché la cosa peggiore è quando tipo tu fai un viso e poi stai lì e ti dici puoi cambiare mano e vanno un attimo in panico, invece lei lo sa, quindi collabora, mi aiuta, bravo. Oltretutto, oltre nel libro stesso, ci sono anche comunque in rete, troverete dei video apposta della Nail Art Evolution dove faccio vedere l'applicazione e la rimozione del semipermanente, faccio vedere anche come applicare una tip, ma soprattutto a breve uscirà anche un tutorial del libro stesso. Nel libro c'è un tutorial chiamato Orsetto, Dolce Orsetto, e ci sarà poi comunque video annesso, così almeno potete anche vedere come si fa fare. Una volta che abbiamo spinto indietro le cuticole andiamo a sgrassare la superficie, e quando sgrassate pigiate proprio bene in questo modo, non so se sì, perché così almeno andiamo a rimuovere bene tutta diciamo la sporcizia che può essersi creata appunto spingendo indietro le cuticole. Voi sapete meglio di me che io uso i guanti per una questione di igiene personale, ed è sempre meglio utilizzarli anche soprattutto se avete le mani che sudano parecchio al contatto con le mani di un'altra persona, a parte che è poco igienico, ma poi rischiate di far scivolare comunque la vostra mano mentre state facendo anche la nail art stessa, quindi vi consiglio assolutamente di utilizzare. Se proprio vedete che la superficie è ancora lucida, potete ripassare il buffer a vostra scelta. Ovviamente cercate di dare una forma alle unghie, potete utilizzare la lima. Quando utilizzate la lima vi do anche un consiglio poi di ripassare anche in superficie il buffer per togliere sapete che qua sotto dell'unghia si forma sempre diciamo, la parte rotta, quindi il buffer vi aiuta a rimuoverla. Allora, io utilizzo lo stesso questa che è la base smalto gel, che di questa linea è come se fosse un deidratante. Voi sapete che il deidratante va utilizzato nel semipermanente, nello smalto, nella ricostruzione, perché deidrata l'unghia, quindi toglie tutto quello che è grasso dell'unghia stessa e farà durare molto di più anche lo smalto classico. Ne dovete mettere pochissimo
e di solito va applicato sulla punta. In questo caso lei, avendo la ricostruzione, lo applico nel giro cuticolare. Un po' come si utilizza il primer durante un refill. Se intanto avete domande, fatele pure. Sono in step, avete qualche curiosità? Ok. Aspettiamo un attimino che evapori. Come vi dicevo, utilizzerò su tutte le unghie questo colore rosa del Persistence, invece sull'anulare utilizzerò questo blu, quindi farò un contrasto. Quando andiamo a prendere il prodotto sbattiamo bene il pennellino, perché questa parte qua è quella più fastidiosa, perché possono cadere delle gocce di prodotto quando andiamo a applicare sia lo smalto o il semipermanente. Ne prendiamo poco. Io vi consiglio, almeno personalmente, io parto sempre dalla punta, quindi sistemo la punta, chiudo la punta e poi piano piano dal centro vado verso le cuticole. Non fate mai così, perché al 99% toccate la pelle. Prestiamo bene attenzione ai laterali e il giro cuticolare. Il semipermanente, il trucchetto è mettere veramente pochissimo prodotto e chiudervene la punta, ma quando chiudete la punta ripassate, perché non ci devono essere cunette varie, perché più prodotto voi andate ad applicare in punta, più il semipermanente durerà poco. È meglio poco prodotto e metterlo in due step che tanto prodotto. Oltretutto vi ricordo che i colori del semipermanente possono essere anche messi come gel color nella ricostruzione, quindi può essere comodo avere comunque un prodotto per due funzioni, ovvero il semipermanente, la copertura col semipermanente, oppure come gel color nella ricostruzione. Se per caso toccate la pelle, non vi preoccupate, che potete con lo spingipelle sistemare appunto la pelle che avete toccato. Io sto utilizzando una lampada LED. Cosa cambia dalla lampada UV? Che diminuisce i tempi di catalizzazione dei prodotti, quindi in questo caso il semipermanente catalizza in 30 secondi, quindi può essere comodo soprattutto se fate spesso semipermanenti. Nella ricostruzione non ho visto grandi vantaggi nella riduzione del tempo. Lo so, tu sei bella in relax. Dimmi già. Sì, sì, hai Bobis. Esatto, brava Jessica. La ragazza che sta facendo le foto qua di fianco a me, che si chiama Jessica, oltre a darvi comunque i sacchetti con il materiale estrosa che voi qua davanti già avete, ha anche un buono sconto da darvi per i prodotti appunto estrosa, e sul buono sconto ci sono anche i rivenditori, quindi avete appunto questo buono in questi negozi.
Oltretutto il bello del semipermanente è la rimozione col cartoccio, e la rimozione col cartoccio non è altro che, non so se qualcuno di voi già la fa e già la conosce, però comunque non è altro che prendere un pad o un pezzettino di cotton fioc, di carta, adesso vedete un attimino, cotton fioc è piccolo, di quadrotto per il trucco, ci sei? Ok. Sì. Fate un quadrotto grande come l'unghia, mettete dentro il remover per semipermanente o comunque il remover per smalto, poi accartocciate l'unghia con la carta di alluminio, quella da cucina, tenete in posa, secondo della marca che usate, almeno un 5-6 minuti, dopodiché quando andremo a togliere il cartoccio verrà comunque via anche il semipermanente. Vi do anche un consiglio che comunque chi mi segue ha già visto nei video: il miglior modo per togliere il semipermanente è mettere gli ultimi 2-3 minuti massimi in la mano col cartoccio in lampada, perché il calore della lampada scalda e la reazione è che il semipermanente diventa ancora più morbido e riuscirete a toglierlo ancora più velocemente. Allora, invece sull'anulare andiamo a mettere la base, che è chiamata Defiant Scott, che è una base 2 in 1. Sempre nello stesso identico modo. Sempre poco prodotto, stenderlo molto bene, il giro cuticoli e anche soprattutto coprire bene la punta, perché nel semipermanente, tre fasi, nel semipermanente tre fasi, l'importante è veramente molto importante che venga coperta la punta già da quando applicate comunque il base, e può compromettere anche la durata del prodotto stesso. Ok, sulle altre unghie diamo comunque la seconda passata che servirà a definire meglio il colore. Ormai tu sei autonomo con la lampada. Peccato che non c'è infinito sulla lampada, eh? Vi consiglio, quando applicate il semipermanente, di fare un dito per volta della mano, perché se fate più dita insieme rischiate che il colore comunque si ritiri, soprattutto in punta. Con le lampade UV semipermanente catalizza in 2 minuti, con le LED a seconda della marca questa ad esempio 30 secondi. Thank you.
Salute. Io decoro sempre o l'anulare o il medio. Voi ovviamente potete scegliere, perché fino a qualche anno fa andava di moda decorare l'anulare e il pollice. Adesso diciamo che il medio ha preso il posto del pollice. Allora, adesso andiamo a passare questo blu chiamato blu oceano sull'anulare. Se vedete che dopo aver applicato il base fate fatica ad applicare il colore stesso successivo o vedete che il colore si ritira, potete fare un trucchettino, quello di prendere un pennello pulito e togliere col pennello lo strato dispersivo del gel appunto che abbiamo messo prima, del semipermanente. Vi aiuterà tantissimo l'applicazione del colore. Apriamo sempre bene la punta, soprattutto se utilizziamo i colori scuri, perché non vogliamo vedere il doppio colore, ovvero il colore sulla superficie dell'unghia e il colore bianco della nostra unghia davanti. Ok, allora passiamo al decoro. Cosa dovete fare? Noi abbiamo dato due passate di colore e voi sapete che quando comunque mettiamo la lampada a catalizzare, il gel o il semipermanente rilascia uno strato dispersivo. Quindi noi andremo a attaccare i glitter. Per quanto riguarda le unghie dove abbiamo passato il persistance, essendo un 3 in 1, dopo aver applicato la seconda passata di colore non dovete applicare il lucido. Vi do solo un consiglio. È più idoneo utilizzare questo prodotto, non super, cioè dovete spiegare che se puliscono in casa senza guanti il persistance diventerà opaco anche un po' più velocemente rispetto al sistema classico, perché il sistema classico prevede appunto un lucido che fissa il tutto.
quindi dovete essere voi a consigliare il sistema più idoneo, o vi obbligate a mettere i guanti, che non sempre sarebbe idoneo, ma non tutti lo fanno. Per disgrassare qualsiasi cleanser, agitatelo in questo modo, perché quando le unghie escono dalla lampada sono comunque un po' calde e questo prodotto è freddo, quindi così sgrassando subito rischiate che comunque renda il lavoro opaco. Se poi ce lo voi agitate in questo modo, leggermente questo prodotto si scalda e quindi diciamo che l'unghia non è così di una temperatura talmente diversa dal prodotto che state utilizzando. È anche per quello che consigliano se no di tenere la mano fuori 2-3 minuti prima di sgrassare. E la realtà per far prima vi consiglio di far così. Queste? Quando sgrassate abituatevi sempre a fregare bene sulla superficie. Per fare un lavoro completo, alla fine di tutto andiamo a mettere l'olio in cuticole. Qua, anche qua, se le fate sulle altre, vi consiglio il trucchetto anche per questioni di igiene di mettere l'olio in cuticole su un pezzo di carta o di pad. Poi le andiamo a passare sulla superficie nel giro cuticolare sfregando in questo modo, perché l'olio cuticole renda, sfregando, sentendo questo rumore, rende la superficie ancora più lucida. E abbiamo terminato il lavoro. Prego. Grazie. Grazie. Gianni. Non stavo a vedere in mezzo per qualcosa. No. Tanto ormai ho preso solo i capelli. Sì. Belli, bellissimi. Ma ecco, il viso. Ok. Almeno vi dà che il viso. Mi sembra di conoscerti da una vita. Grazie.
grazie mille. Adesso con tutte le idee puoi andare a fare questo. È vero? Solo che più vicino non ci posso arrivare.